È fatta, l'Accademia delle Belle Arti avrà una sede all'interno della ex Caserma Rossani di Bari. È tutto previsto da una dichiarazione di intenti illustrata in una conferenza stampa al Comune di Bari dal Sindaco Michele Emiliano e dal direttore dell'Accademia delle Belle Arti Pasquale Bellini. È previsto che l'Accademia ristrutturi a sue spese l'immobile assegnato. Considero questo atto, ha dichiarato il Sindaco, un momento di riconciliazione fra l'Accademia di Belle Arti e la città. Ha poi precisato che la delibera approvata ieri dalla giunta consente di sbloccare i 13 milioni di euro frutto della trattativa col governo destinati alla riqualificazione della ex caserma Rossani in tempi brevi ha detto "Vorremmo renderla fruibile. Un primo atto riguarderà il destino del muro di cinta". Soddisfatto anche il direttore dell'Accademia delle Belle Arti Pasquale Bellini. Fin dal 1970 l'Accademia di Belle Arti ha detto "ha avuto dei problemi nei primi 25 anni fu collocata in una sede precaria. Ci auguriamo che la caserma Rossani Sani diventi il cuore del polo culturale e artistico di Bari, dell'area metropolitana e dell'intera regione. Con l'assegnazione di uno degli edifici storici all'Accademia di Belle Arti abbiamo sancito l'avvio del percorso. Seguirà una serie di atti, primo fra tutti, la manutenzione straordinaria del verde e la messa in sicurezza degli spazi per consentire l'ingresso dei cittadini. Non solo una promessa mantenuta, ma il primo passo verso un progetto di riqualificazione dice, della caserma, finalizzato alla creazione di un centro culturale.